Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e benvenuti in questo nuovo webinar eh, organizzato insieme alla mia società Internet AI in cui parleremo delle novità in arrivo su Microsoft 365, oggi con un focus specifico su tutte quelle che sono le novità che sono in arrivo su Microsoft Diva e che Microsoft ha di recente annunciato. Si tratta sia di nuove funzionalità a moduli che già ci sono, sia proprio di moduli nuovi. Vi ricordo che siamo dal vivo e quindi potete farmi qualsiasi domanda che preferite, che io vi rispondo a tutto quanto. E vi ricordo anche che questo è un webinar gratuito che facciamo ogni primo mercoledì del mese in cui vediamo insieme le novità e ci lasciamo anche un po' di tempo. Per le domande. Mm. E, in realtà, poi durante il mese facciamo anche un, un, un secondo set di webinar legati al mondo delle intranet. Anche questi vi consiglio di, di seguirli. A fine webinar vedremo quali sono i prossimi appuntamenti che ci aspettano per i prossimi periodi. Eh, benissimo, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Eros. Che ci dà il buongiorno, buongiorno Francesco che ci ha tenuto a ripetere il suo nome. Ciao a tutti, vedo che anche oggi siamo in tanti, mi fa molto piacere. Allora, andiamo avanti e vediamo quindi eh, l'agenda di oggi. Queste sono le cose che eh, vediamo oggi appunto. Eh, vedremo appunto eh, le novità di Viva di cui vi ho appena parlato, eh, vedremo poi eh, tutte le novità che sono in arrivo su Teams, vedremo poi tutte le novità che sono in arrivo su SharePoint Online e Bookings e Outlook Bookings è un altro è dei tool di Microsoft 365 che non è così conosciuto però è una bella novità questo mese e ci tenevo molto a, a citarla ok? benissimo iniziamo e quindi vediamo insieme le novità che sono in arrivo su Microsoft Viva ok? benissimo novità numero uno che arrivano all'interno di VivaEngage Engage, sapete che è il nuovo, ehm, il nuovo modulo che eh, prende piede all'interno di Teams per eh, portare in Teams le funzionalità di, di Yammer di fatto mm. non so se proprio è un rename del, un rebranding del, di Yammer ma di fatto lo, lo, lo può sembrare Oltre a, diciamo, al cambio nome hanno aggiunto diverse funzionalità, ne abbiamo parlato un po' lo scorso, scorso webinar. Ecco Marco, buongiorno a te Marco. E, di fatto porta a quella che è la funzionalità di social networking all'interno di Teams. Vediamo bene quali sono invece le funzionalità, non indietro ma avanti, le funzionalità che stanno arrivando. Punto numero uno story e storyline. Delle stories ne abbiamo già parlato. La storyline è una nuova, un nuovo tab che abbiamo a disposizione nell'app che ci permette di accedere ai contenuti di Yammer, del nostro social network enterprise tramite Teams e le storyline ci danno la possibilità di vedere post specifici di persone specifiche con in più in alto la parte delle, eh, delle stories. Buongiorno anche a Giuseppe che ci fa un saluto. Un saluto a tutti. Benissimo, benissimo. Ah, tra l'altro, Giuseppe, buongiorno proprio a te. Non ti avevo riconosciuto, ho visto dopo il cognome. E di fatto vedete un po' come è, com è, com è cambiata l'interfaccia. Prima avevamo una, una sorta di, um, di, di timeline con tutti i post di Yammer, adesso invece le Storylines. Eh, si, si tratta di mettere insieme sia le stories che, che i post con mh, sulla destra il dettaglio della persona che ha fatto i post o delle eventuali persone da, da, da seguire. Mm. E, mh, bene, questa è una, una, una prima novità, ma in realtà quelle più, che, che mi piacciono di più. Eh, sono queste. La prima è legata agli annunci. Mm? Sapete, la funzionalità degli annunci è stata presente da sempre su, su, su Yammer. Adesso abbiamo la possibilità di fare questo, cioè di scegliere se oltre a eh, notificare di default le persone che hanno l'applicazione Viva Engage installata su Teams, abbiamo anche la possibilità di scegliere se notificarle o meno o via email, così da. Eh, appunto, scegliere un po' il canale, quindi scegliere se amplificare la nostra comunicazione o, o meno, mm. secondo me è una cosa molto utile. Molto, molto utile. Qui ci hanno evidenziato un po' di modifiche che invece sono state fatte all'area di, di post, quindi vedo subito su, sui miei post i miei annunci anche le persone che hanno visto il mio annuncio direttamente all'interno del post, molto utile. Passiamo dalle, dagli annunci a un nuovo, eh, un nuovo modulo che. È stato chiamato Viva Answers, in realtà si tratta poi di un tab di Viva Engage, per questo che l'ho incluso all'interno de, de, del capitolo di Viva Engage, eh, che ci permette di fare cosa? Di creare un po' quella che è una sorta di knowledge base aziendale, però basata sulle domande e sulle risposte. Eh, questa è una, funzione, è una necessità che, per esempio, per noi sviluppatori c'è cioè da, dalla notte dei tempi, no? eh, su, sui forum online, su, su, su siti specifici di. di, di Tecnici, diciamo di sviluppo, dove uno mette, metteva la domanda e sotto le, le persone potevano rispondere, mettere la risposta giusta, fare upvote e delle risposte giuste, così da dare più forza ai contenuti messi all'interno delle risposte. Ecco la stessa cosa: si può fare ora direttamente in Viva Engage con un'area specifica. Sapete che in Yammer c'erano già di fatto i post di tipo domanda e già si potevano mettere le risposte segnare qual era la risposta giusta e così via ma non c'erano queste funzionalità di upvote e downvote soprattutto eh, cosa ha fatto Microsoft? ha cercato di mettere di prendere queste funzionalità di domande e di risposte e di metterle in un'area specifica così da eh, da, da dare ai, ai tuoi colleghi un punto in cui eh, fare le domande prendere le risposte Fare le domande in base ai topic che ci sono in azienda e qui si integra poi, cioè arriva l'integrazione che Viva Engage ha con Viva Topics e fare in modo che siano sempre in evidenza le cose più importanti per i colleghi e che siano i colleghi stessi a definire quelle che sono le proprie priorità con la funzionalità di Upvote. Molto, molto bello. Eh, a mio avviso, la, la parte di, di QA all'interno di una intranet, all'interno di un tool di, di social networking aziendale come questo è molto, molto utile. Andiamo avanti e vediamo un'altra delle funzionalità che stanno per aggiungere a Viva Engage: il Leadership Corner. Fondamentalmente, ci sarà la possibilità di definire chi sono i leader in azienda, quindi. Si parlerà ovviamente di, di persone come l'amministratore delegato oppure specifici manager in azienda che hanno questa necessità, questa voglia di condividere informazioni con i propri colleghi. Eh, All'interno del leadership corner si recupereranno tutte queste informazioni dalle stories ai post alle domande e le risposte eh, presi da, da, da questi leader. E, mh, ci sarà poi pure la possibilità, diciamo, leader per leader di andare a definire quali sono gli argomenti su cui i colleghi diciamo, lo possono contattare per avere un feedback o comunque eh, qualsiasi tipo di informazione. È un modo, diciamo, per iniziare a aprire il contatto che eh, ci dovrebbe essere in tutte le società tra leadership e, 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 e colleghi, quindi personali di prima linea o comunque personali d'ufficio. Mi piace perché è un concetto che abbiamo sempre inserito anche lato, lato intranet. Mi piace che sia posto anche qui in questo contesto più, più social. Mm. Bene, poi arrivano anche un po' di nuove visualizzazioni lato analytics. Eh, come vedete, questo è. Quello che è stato pubblicato, eh, ci sono le, le active communities, ci sono ehm, i post più, più visti. In alto lo faccio ripartire, lo, lo stop un attimo. Oppla lo volevo stoppare eccolo qua c'è il sentimento e questo è diciamo non, non, non è chiaro ancora se è il sentimento che viene che possono inserire gli utenti all'interno del proprio viva insights o se invece è un sentimento che viene calcolato in automatico dai post da come scrivono i post i colleghi all'interno di viva engage e, e, e così via e speriamo che ci diano informazioni perché questo è un punto molto, molto interessante, ma soprattutto ci sono un po' di KPI nuovi. Vedete, ehm, KPI che sono sia personali, io posso vedere, per esempio, la percentuale di engagement che generano i miei post, ehm, op oppure, per esempio, la percentuale ehm, de delle risposte che ricevo, oppure, per esempio, il numero di, eh, di persone che hanno fatto delle richieste a, a me come leader mm? questa è la, la parte di analytics eh, personale così come arriverà anche una parte di analytics un po più avanzata per eh, tutto eh, vive engage slash yammer ok bene andiamo avanti e lasciamo vive engage per passare a viva connections viva connections riguardo viva connections microsoft ha annunciato un aggiornamento che secondo me è molto 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 importante. Perché cosa è successo? Che viva connections di fatto ha, finora è stato l'accesso rapido alla intranet, tra, alla intranet SharePoint Online o comunque al tuo sito di, di collaborazione SharePoint Online tramite Teams. Questo è quello che è stato viva connections. Microsoft ci dice che a marzo 2023, quindi manca un po', però... È un'ottima informazione. Si passa da quella che era eh, la, la home page dell'home site, lato desktop, eh, attenzione, lato desktop, ad oggi Viva Connections è la home page del tuo home site di SharePoint Online, eh, in cui tu puoi includere qualsiasi tipo di contenuto, certo. Puoi sfruttare le funzionalità che Viva Connections ha, ha messo nel mercato, come la dashboard, che è poi l'unico punto d'entrata lato mobile, oppure. Eh, tutte le web part di, di, di comunicazione oppure la web part del feed, il feed di Viva Connections che prende informazioni dai vari siti del, 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 del tuo hub su SharePoint, eh, da Viva Engage, Barra Yammer e, e così via. Ecco, si passa da questo, quindi una pagina dove io posso anche mettere delle personalizzazioni di fatto, si passa invece a una pagina, una landing page completamente diversa una landing page dove vediamo nel dettaglio di fatto abbiamo la dashboard disponibile abbiamo eh, il feed la web part del feed che, che vi dicevo prima che sono ad oggi diciamo fisse e poi abbiamo in basso un'area di risorse che ci fa vedere ehm, il, il menu di navigazione globale che io ho inserito all'interno della mia intranet eh, i siti frequenti e i siti Ehm, i, I siti eh, followed, quindi seguiti. E in alto vedete c'è un bel buongiorno e c'è una bella barra di navigazione per l'accesso a tutte le aree di eh, Microsoft Viva. E è un bel cambio, come capite, no? Perché di fatto prima io potevo mettere, almeno nel, nell'area desktop, potevo mettere eh, l'home homepage della mia intranet. Adesso, di fatto, invece, è una sorta di accesso principale alle funzionalità di Viva e un po' quello che si decide di mettere nella dashboard. Mm. Di fatto, eh, questa è, è la modifica. L'area in alto, dove c'è il Good Morning, in realtà poi ti fa vedere anche un po' di eh, contenu contenuti roll-up più importanti per te. Per esempio, ehm, possono venire diciamo, visualizzati Contenuti che vengono da Viva Learning, ho visto anche contenuti che arrivano da altri siti SharePoint e così via. Però, di fatto è, è, un, bel cambio, è un bel cambio. Per fortuna, mh, diciamo questo cambio si porta a due cose. La prima è che mh, ci sarà la possibilità di avere più home site, e questo è stato uno dei vincoli finora che abbiamo eh, sempre diciamo, ricevuto per quanto riguarda Viva Connections ad oggi si può fare un solo home site una sola istanza di Viva Connections e questo è un bel limite in tutti quei tenant che invece hanno che vengono usati da, da più aziende mm. eh, si può bypassare oggi questo limite facendo una, una personal app personal, diciamo custom che simula un po' quello che è il comportamento di Viva Connections però comunque è, è una, comunque una personalizzazione quindi ci serve un po' di competenza tecnica per farlo la seconda buona cosa che ci porta invece a questo aggiornamento è che, grazie a Dio, Microsoft ha dichiarato che eh, ci sarà comunque una impostazione per decidere se presentare a tutti gli utenti questa eh, nuova landing oppure se presentare la home page del, del sito SharePoint Online. Okay? Quindi mh, di fatto possiamo anche rimanere un po' come stiamo facendo adesso. Dall'altra parte, dal mio punto di vista diciamo, un, mi scoccia che, che, non, che, non, che la, la, la internet non sia più la, la cosa di default, però capisco anche eh, visto il numero di moduli che stanno arrivando su Microsoft Viva, capisco anche la necessità di avere un punto unico dove dare accesso a tutti questi moduli no? Perché di fatto un modulo di Viva è una personal app di Teams e eh, sapete che sulla barra di sinistra di Teams non è che c'è tanto spazio, comunque Chat, attività e Teams li devo tenere come funzionalità e, e lì mi, mi, mi rimangono non so, altre 3-4 eh, funzionalità. Se già ci metto un'applicazione aziendale, di fatto il, la barra comunque termina. Ecco, questa è, questa è la principale novità riguardo Microsoft Viva Connections. Parliamo invece di Viva Topics. Viva Topics anch'esso. È stato, eh, diciamo, è stato dichiarato in questi ultimi post che ha fatto Microsoft. In realtà, poi sono aggiornamenti che sicuramente andremo a riprendere in un dettaglio molto più, ehm, molto più esteso quando poi vedremo le novità che verranno annunciate durante Microsoft Ignite, perché è proprio dietro l'angolo. Per quanto riguarda Topics, arrivano tre novità degne di nota. La prima soprattutto sapete che su Topics i topic vengono eh, categorizzati in base a una specifica categoria, che può essere appunto l'organization. Quindi se io metto come topic, non so, i nomi dei miei clienti, vengono eh, tracciati come un'organizzazione, quindi hanno proprio una, un tipo, un, un, un argomento. E, ecco, questi tipi ne arriveranno oltre 150 nuovi. Eh, che è una bella cosa, si amplifica notevolmente quelle che sono le eh, potenzialità di creare un, un, una knowledge base molto dettagliata, specificando bene eh, i nostri acronimi o comunque le nostre parole, a che cosa si riferiscono nel mondo reale. Hm? Perché, per esempio, viene inserito la scuola, viene inserito l'evento e, e, e altri. Hm? Poi ehm, Arriveranno finalmente nella People Card, e questa è una cosa che ci avevano detto lo scorso Ignite, quindi è passato più o meno un anno, ehm, quelli che sono i topic connessi a una persona. Sapete che su Viva Topics, eh, all'interno della People Card, della Topic Page, ho sbagliato, potete mettere ehm, quali sono gli esperti. Eh, le persone esperte in azienda di quel, di quel topic che state gestendo. Ecco, finalmente nella, nella People Card, che è quella card che appare eh, su Teams, su Outlook Online e a breve anche su, su Outlook, su Outlook Client, ci sarà la possibilità di vedere quali sono i topic rel rel relativi a questa persona, così da accedere velocemente. Al, al topic eh, direttamente da Outlook o, o, o da Teams o da, o da dove vuoi. Di fatto, questa people card si vede anche poi all'interno dei siti SharePoint in cui si inserisce, per esempio, la web part people, no? la web part people che viene molto utilizzata per visualizzare le, le, i key contact all'interno di un'area dipartimentale o magari i riferimenti quando. Eh, si cita qualcuno all'interno di una comunicazione nella intranet e, e chi più ne ha più ne metta. Mm. Un altro aggiornamento che arriva sempre per Topics riguarda la topic map. Di fatto, ehm, Topics è un tool che mh, lavora anche da solo, quindi oltre a recuperare. Tutte le informazioni, i documenti, le pagine di SharePoint che sono relative a uno specifico argomento. Lui ci tenta anche diciamo, di aiutarci nel connettere queste informazioni l'une con l'altro a formare poi la sua topic map. La topic map è questa mappa visiva che mi serve per eh, visualizzare le connessioni che ci sono tra i vari topic. All'interno della, della, della mia knowledge base. Ecco, su questa topic map arrivano ehm, connessioni suggerite e reciproche, cioè lui ti aiuta a capire con, in, in maniera visiva quali possono essere le connessioni rispetto ai topic che hai in azienda. Quindi eh, io adesso sto preparando in questi giorni la, la mia sessione su Viva Topics per la VPC che ci sarà tra, tra due settimane. E devo dire che Topics sta facendo veramente passi in avanti. Lavora da solo, ti propone Topic, ti propone connessioni, ti propone documenti, ti propone siti. È, è veramente un tool molto molto intelligente. Andiamo avanti e adesso parliamo dei nuovi moduli. Viva People. Viva People anche se è una nuova eh, applicazione personale che eh, può essere aggiunta all'interno del, del nostro Microsoft Teams per eh, navigare un po' quelle che sono le informazioni dei nostri colleghi in azienda. Eh, le navigo eh, sia diciamo eh, accedendo a, a singole persone sia potendo accedere a quello che è l'organigramma che è sempre stato presente in Teams una volta che si popola all'interno di Microsoft 365 oppure in altri directory per chi di voi a eh, i dati dei vostri account utenti sincronizzati dal vostro dominio on-prem verso Microsoft 365 5 ehm, Si popola se mettete il campo manager. Ecco, e, eh, possiamo visualizzare queste informazioni, questo organigramma direttamente in un'app specifica. La cosa bella è che eh, oltre ad avere questa nuova app, eh, questa nuova app porta un po' di enhancement a quello che era l'organigramma presente in Teams. c'è la possibilità di filtrare per Topic, quindi, per vedere subito quali sono gli esperti di un certo argomento in azienda, eh, posso filtrare per eh, i, i goal che eh, queste persone stanno seguendo. E qui c'è l'integrazione tra questa nuova applicazione legata alle persone e Viva Goals, che è un altro dei, dei, dei moduli che è andato di recente in general availability su Microsoft Viva. In più è una cosa molto carina. Eh, c'è la possibilità di fare il filtro per vedere chi oggi è in ufficio eh, oppure no. Questa, è, diciamo, la prima domanda che mi sono fatto è: come fa a capire se, è in se la persona è in ufficio oppure no, eh, per la questione de dello smart working, di fatto, e, eh, non c'è questo dettaglio, secondo me, sarà, eh, cioè se è adesso è online o, o meno, più che in ufficio oppure eh, non in ufficio. Non, non credo che. Eh, ci siano funzionalità di check-in per dire se sono all'interno proprio delle facility del, del mio, della mia azienda o se invece sono in smart working secondo me è più legato alla presenza online quindi se sono attivo per esempio su teams oppure se proprio sono out of office eh, anche sul, sulla mia agenda personale e in più se guardo informazioni su mh, team di, di persone, no? io parto da una persona, vedo qual è il suo team. All'interno del team ho la possibilità di vedere oltre a chi sono i membri del team e come team, eh, diciamo, eh, in, in questo caso. Non è, non è chiaro se sia proprio un gruppo di Teams o se sia diciamo un team di aggregazione come si possono creare, per esempio, in Viva Learning oppure in Viva Goals, che sono un po' gruppi di persone staccati da quello che è il gruppo Teams che si può creare in un, in un dipartimento. E in questo caso, però, nella, nella pagina di dettaglio di questo gruppo, arriveranno informazioni riguardo gli obiettivi, i goals. Quindi. Eh, la parte di, 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 di appunto sì, di obiettivi che abbiamo eh, da raggiungere, che sono però relativi a questo singolo ehm, dipartimento. Ok, e questo va nell'ottica no, di utilizzare Viva Goals per avere eh, una condivisione di quelli che sono gli obiettivi, le priorità, le cose da seguire eh, in azienda, una condivisione globale con tutti i nostri colleghi. Viva Goals. Secondo me è un, è un prodotto fantastico. Viene da un prodotto di terze parti che è stato acquisito da Microsoft che si chiamava, cioè si chiama ancora Alley.io e, e anche su questo avrò una sessione a, a WPC la prossima, nelle prossime due settimane e faremo anche un po' un deep dive su, sui miei canali. Perché è veramente un, un tool fantastico che ci permette di mettere in piedi in maniera molto semplice un framework che è efficace non lo dico io né Microsoft ma lo dicono tantissime aziende che lo hanno messo in pratica da tanti anni che è l'OKR, objectives and key results ne parleremo ne parleremo nel dettaglio andiamo avanti e conosciamo viva pulse un nuovo modulo questi moduli come vi dicevo per ora abbiamo solo delle preview eh, non si possono neanche utilizzare per viva pulse il prossimo che vediamo che sarà viva amplify c'è cioè la possibilità di accedere a una sorta di private preview, che è un, un, una, una bella occasione. Io ho, eh, ho mandato la mia richiesta, vediamo che fine farà, eh, però è una bella occasione per conoscere le funzionalità di questi moduli eh, prima insomma, che arrivino poi eh, agli utenti finali. E, mh, sono tutte funzionalità che, come vi dicevo, verranno poi dettagliate in maggior modo durante Ignite Ignite è, mi pare le prossime due settimane anche, anche Ignite e per Ignite faremo un deep dive specifico nel prossimo primo mercoledì del mese quindi a novembre Viva Pulse di cosa si tratta? si tratta di fatto dell'integrazione in Teams delle funzionalità che ha un altro tool di terze parti che si chiama Glint eh, Glint è una società anche, que anche questa che è stata acquisita da Microsoft e che ha uno strumento SaaS che fondamentalmente ti permette di mh, mettere in azienda la cultura del feedback, feedback continua. No? Eh, che cosa significa? Significa che io ho uno strumento dove posso sia dare feedback eh, al mio capo, alle char, ai miei colleghi, sia riceverne, in maniera, diciamo, frequente. Quindi si passa un po' da quella che è la gestione di, di momenti di interazione, magari eh, di verifica no? magari degli obiettivi o comunque del, del benessere in azienda, che, che solitamente si, si sono sempre fatti in maniera più rada, no? quindi ehm, di anno in anno, di sei mesi in sei mesi no? e così via, i famosi obiettivi aziendali, eh? i momenti di, di feedback, i colloqui aziendali, eh? anche noi li facciamo, e eh, anche noi li facciamo una volta all'anno. In questo caso si passa invece in una cultura di feedback continuo e questo secondo me è una buona cosa. Non abbiamo altro che questo piccolo video e qualche riga in un annuncio di Microsoft che parla di, di VivaPulse, si vede già il loghino e come vi dicevo sicuramente entrerò nel dettaglio di queste funzionalità, spero già nel prossimo mese quando Ignite ci, ci diranno qualcosa. Oltre a VivaPulse arriva VivaAmplify Vedete, di, di Viva Amplify c'ho proprio anche il logo sgranato, sono riuscito a, a prenderlo facendo lo screenshot da, da un video che Microsoft ha pubblicato. Anche su Viva Amplify abbiamo veramente poche poche informazioni, però abbiamo il purpose, cioè eh, per cosa arriva Viva Amplify in azienda. Di fatto, eh, Viva Amplify, Amplify darà la possibilità a chi in azienda si occupa di comunicazione interna, di, di, di comunicare con i colleghi. Quindi un buon tool sia per comunicazione interna che per risorse umane, ma anche per l'IT, soprattutto. Quindi chiunque deve comunicare qualcosa ai propri colleghi di amplificare la sua comunicazione, eh, gestendo queste comunicazioni in un punto unico. Cosa significa amplificare le comunicazioni? Significa semplicemente avere la possibilità in un punto unico di creare la mia campagna di comunicazione, eh, che di fatto poi si tratta di, di una pagina che finisce poi eh, all'interno di, di SharePoint Online nella nostra intranet, e però di poterla inviare da un punto unico eh, a eh, Vive Engage su Yammer, sulla intranet SharePoint, su più siti SharePoint, su Teams e, e così via. Anche qua eh, diciamo l'idea è fantastica, no? eh, è di fatto è un tool per la gestione delle campagne interne. Vediamo, sono molto curioso di vedere come verrà implementato perché, ehm, sai, ci sono online, ci sono tool per fare campagne di, di mail marketing di, di ogni tipo e che sono anche molto avanzati: no? hanno tutta la parte di monitoring per vedere chi apre la, la comunicazione, chi clicca, no? e tutte queste cose qua, speriamo che le mettano anche in questo Viva Amplify, di cui, come vi dicevo, si sa ancora molto poco, molto poco. Se, se rivedete il, um, il video, lo rifaccio ripartire, posso creare la campagna, la posso creare partendo da un template. Vedete qua, questa è una cosa molto simile alla configurazione di una pagina SharePoint Online e in alto ci sono i distribution channel. Adesso cerco di di fermarlo, eccolo qua, eh, ci, sono, cioè, ci sarà la possibilità sia di avere più collaboratori che lavorano insieme in questa campagna, sia la possibilità di eh, decidere quali sono i canali di distribuzione della nostra comunicazione e poi lui ti, ti dà sempre un, un po' come viene fatto in tutto viva, no? E eh, ti dà dei suggerimenti per scrivere al meglio questa questa, questa comunicazione e qui sai i suggerimenti ci sono anche in, in, um, eh, in insights ci sono su topics ci sono sulla mail insomma eh, Microsoft 365 di fatto sta eh, nel tempo prendendo dati no, dall'utilizzo che i propri clienti fanno eh, dei, dei suoi prodotti e sta iniziando a capire quali sono le cose migliori da proporre a, a, alle persone e un altro punto che, che vi volevo eh, segnalare appunto di questo Vue Amplify è che sì, ci saranno delle analytics, non si sa ancora eh, che tipo di analytics però ci saranno e ci sarà anche la possibilità di eh, fare le approvazioni, questo diciamo mi è sembrato un po' un must have per un tool di questo tipo che deve fare comunicazione interna, no? e che da una parte certo deve permettere a persone di collaborare fra di loro in queste campagne ma soprattutto eh, di avere la possibilità magari di farsela provare prima dell'invio mm. eh, mi piace questo via amplify sono veramente curioso di vedere come poi va, va a finire benissimo non vediamo subito i prossimi webinar perché vi volevo eh, far vedere ancora un po' di cose sempre riguardo viva eh, riguardo le novità che abbiamo visto di via connections c'è eh, questo, questo post che è uscito eh, esattamente ieri che vi spiega un po' meglio eh, quelle che sono le differenze che ci sono dall'attuale versione di Viva Connections a quella che arriverà, eh, spiega nel dettaglio tutte, tutte le, le funzionalità, la parte di, di navigazione, eccetera, ma soprattutto, questa è un'area fantastica, io me le sono già lette tutte, eh, ci sono tutte le eh, domande che di fatto ci siamo posti un po' tutti quanti c'è la possibilità di switchare tra un'esperienza e l'altra, cosa succede alle configurazioni che ho già fatto adesso, alla no? dashboard, posso personalizzare? Ecco, non le vediamo tutte insieme oggi, chiaramente, perché sennò no stiamo qui veramente un'ora a parlare solo di questo, quindi vi consiglio di, di, di leggerle, di darci un'occhiata, perché sono molto molto utili. Ritornando un attimo a Vive Engage, vi volevo dire che Vive Engage è entrato all'interno dell'adoption del, dell center di, eh, di Microsoft. Um, 365 di Microsoft in generale, sotto il cappello Microsoft Viva chiaramente, e vi volevo segnalare perché hanno fatto già lookbook. c'è la parte dei, dei meeting, sono contenuti e c'è un sacco di risorse. C'è lo Storyline Playbook, che è molto carino. Un sacco di risorse per adottare al meglio Vive Engage all'interno della vostra organizzazione. Sempre riguardo a Yammer, vi volevo segnalare, l'ho fatto anche un paio di, di webinar fa. però. Ci ritenevo a, a, a farlo perché ho partecipato anch'io a questa roundtable, Di fatto questa è un'area eh, dove eh, potete accedere sia alle registrazioni sia alle prossime eh, roundtable che ci saranno su, su Viving Barra Yammer. E come vedete ci sono degli argomenti che sono eh, molto 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 interessanti. Scusate. E, mh, vedete anche la registrazione. Quindi mh, da dateci un'occhiata: perché, secondo me, queste sessioni di brainstorming sull'utilizzo di Yammer e di Viva Engage in azienda sono molto molto utili. Poi arrivano aggiornamenti per quanto riguarda Viva Learning. Viva Learning: sapete che ormai è nel mercato da, da un po' di tempo. Eh, abbiamo sia una versione gratuita che una versione a pagamento con più o meno funzionalità. Microsoft con questo post ci avvisa eh, di mh, diversi aggiornamenti a Viva Learning mobile. Ok, cioè la possibilità di accedere a funzionalità di formazione di social learning, che è un po' il concetto che Viva Learning sta mettendo all'interno del, del mercato, però direttamente dal telefono, vedete. Una cosa carinissima, che può sembrare una stupidaggine, ma in realtà è molto utile per far girare la conoscenza e, la, e le informazioni in azienda, quella di prendere un corso e con un tap eh, condividerlo con un collega o in una chat di, di gruppo. Molto utile. Ecco, che cosa arriva di nuovo sul, sull'app mobile di Viva Learning? Arrivano le notifiche sugli eh, assegnamenti che... Eh, ti ha fatto il tuo manager e stanno, e stanno per scadere. Mm. Questa è una delle funzionalità che è presente nella licenza pagamento di Viva Learning, in cui eh, un manager che ha sotto di sé un tot di, di persone nel suo team può assegnare dei, della formazione ai, ai propri colleghi. Eh. E nel momento dell'assegnamento, eh, dell sì, mi stavo per sbagliare. E possiamo decidere anche diciamo una data entro cui la persona deve fare questo, questa formazione e finalmente diciamo, veniamo avvisati perché prima non, eh, non c'era questa funzionalità poi eh, abbiamo un po' più di filtri all'interno dell'app dell mobile per cercare più facilmente i contenuti che, eh, di cui abbiamo bisogno e vi assicuro che erano molt sono molto utili questi filtri perché eh, di fatto anche nella versione gratuita di Viva Learning io accedo già così a una marea di contenuto perché ci sono 125 corsi di, di LinkedIn Learning tra l'altro bellissimi ci sono i corsi di Microsoft Learn i corsi di Microsoft 365 Learning e eh, quindi eh, già così sono un sacco di contenuti poi in più sempre nella versione gratuita potete mettere i vostri contenuti quindi video formativi li mettete su SharePoint e appaiono su Viva Learning per eh, la, la formazione dei colleghi e quindi di fatto eh, sono, diventano facilmente molti contenuti. Quello che poi arriverà. A breve, nei prossimi, prossimi mesi, è proprio una nuova experience dell'applicazione dell mobile di Viva Learning eh, rivista proprio in termini di, di usabilità e di tutto quanto. E qui vabbè, l'applicazione di Viva Learning mobile sta facendo un po' il percorso che fanno un po' tutte le applicazioni escono, di Microsoft: escono con una prima versione, poi pian piano Microsoft le aggiorna, le aggiorna, le migliora, le migliora così che arrivino alla, alla user experience perfetta alle funzionalità richieste da, dagli utenti e così via. Mm. Bene, bene, bene. Oh, allora, ho finito con le funzionalità che sono in arrivo su Microsoft Viva e vediamo adesso invece cosa Microsoft ci eh, propone per quanto riguarda Teams. Ok? Teams, Microsoft, eh, se vi ricordate lo scorso, lo scorso mese, non abbiamo, fatto le, non abbiamo visto le novità perché non, non avevano fatto il post con le novità di agosto. E quindi, che cosa hanno fatto? Poi hanno fatto un post che conteneva sia le novità di agosto che eh, le novità di settembre. Eh, punto numero uno: sui meetings eh, arriva la possibilità di utilizzare Cameo eh, in PowerPoint Live. Cosa significa che, eh, sapete, PowerPoint Live è quella possibilità che permette a chi. Sta vedendo eh, un, dei, de, un PowerPoint durante un meeting di andare avanti e indietro per i fatti propri nelle slide e, e, e quindi seguire la, la presentazione in questo modo. Cameo ha invece la possibilità di mettere la propria webcam davanti alle slide eh, direttamente in, in Microsoft Teams. Così vengono delle, eh, delle, dei meeting, diciamo, un po' più personalizzati, come, come faccio io di solito con, con i miei strumenti. E, ecco questa possibilità di usare Cameo in PowerPoint Live adesso sarà disponibile anche per i meeting perché prima erano cose separate Cameo io lo usavo in PowerPoint per i fatti miei, per fare le, le mie registrazioni mentre invece in PowerPoint Live invece era solo su, sul meeting poi eh, la whiteboard Microsoft Whiteboard che è mh, disponibile all'interno di tutti i meeting di Microsoft Teams eh, viene ah, aggiornata con una funzionalità molto carina che è questa delle eh, delle annotazioni cioè in tempo reale vedete come, come sta facendo adesso io posso condividere il mio schermo condividere un documento all'interno della whiteboard e far sì che le persone ci, metti, ci mettano eh, i loro, i loro, le loro annotazioni sopra magari fanno una riga per evidenziare bene il contenuto di cui stanno parlando mettono un post-it si vedono i mouse che, che si muovono esattamente come le altre funzionalità della whiteboard molto molto utile poi, una super funzionalità riguarda la parte di, ehm, di, di transcript e di transcript dal vivo. Adesso finalmente c'è la possibilità di abilitare, ognuno per i fatti propri, una traduzione automatica in un tot di lingue. Ancora ce ne sono un po' eh, disponibili, ne arriveranno, ne arriveranno altre. E, e quindi io posso configurarmi il transcript nella lingua che voglio. Quindi la persona che sto ascoltando magari parla in inglese e io voglio vedere i sottotitoli in italiano in tempo reale. Fantastico. Eh, come sempre, questi sistemi di traduzione automatica non sono vabbè, perfetti al 100%. Io provo quotidianamente quello in italiano, ma appena usi qualche termine inglese o comunque qualche acronimo, eccetera, si perde. Eh, però poi riprende anche subito eh? riprende anche subito e, ehm, e, e quindi questa secondo me è una funzionalità molto molto utile molto molto utile c'è Remo che dice ehm, c'è Remo che dice questioni sulle traduzioni ehm, non automatiche o automatiche sì in realtà lui sta, sta, sta parlando diciamo di una eccolo qua allora Facciamo vedere il, il messaggio. Remo ci dice: le lingue le devi impostare tu abilitando un traduttore. Le traduzioni non sono automatiche. Mh, eh, devi nominare un interprete. Questa è un'altra delle funzionalità che, che, che ci sono in. Uh, in uh, in Teams, e, e giustamente come vi dicevo prima, Remo dice una buona funzionalità, ma ancora un po' acerba. È vero, è vero, questo è vero. Eh, in realtà, però, diciamo, sta proprio arrivando il fatto di, di avere la possibilità, ognuno di noi, di. Eh, scegliere la lingua con cui vedere i sottotitoli, che è una funzionalità diversa rispetto a quella che è la funzionalità dell'interprete. L'interprete è una cosa che Teams ha preso da Zoom, che è una funzionalità che in Zoom c'era da tanto tempo e, ehm, e, e ha riportato anche ne, nella sua piattaforma, quella dell'interprete. Eh, di fatto c'è la possibilità di, appunto, di definire una persona che sta un po' in un'area a parte che ti, quindi ti fa il, la traduzione in tempo reale che però la fai in una lingua eh, vabbè. poi eh, ci sono un po' di cose che in realtà ci avevano già detto che stavano arrivando e sto giro pare che arrivino davvero la, la possibilità di selezionare la together mode per tutti e non solo per me che sinceramente mh, diciamo a me non piace per niente questa together mode non, non ne trovo un utilizzo vero se non quello di del momento cazzeggio durante il meeting, mentre invece mi piace la possibilità di rassegnare ehm, i, i membri di un, di un canale all'interno di, di una breakout room. Le breakout room, quando servono, sono utili, sono ben fatte. Vedete, è stata un po' rifatta eh, l'esperienza utente eh, all'interno de, del tab specifico delle breakout room a cui io posso accedere prima del meeting, così ho mi, metto, mi configuro tutto il meeting, faccio quello che devo fare e sono pronto poi per dare il via alle room quando è il momento durante il mio meeting. E anche questa, la funzionalità che ci avevano detto che, che arrivava, è, è finalmente arrivata, è il fatto di poter decidere quando faccio un meeting in Teams di registrarlo in automatico. E Questo è utile perché quando... È, cioè molto spesso anche anche a me succede: inizio il meeting e mi dimentico di, di registrare. Il fatto di poterlo scegliere prima è comunque un'utilità. In più vi volevo far vedere una cosa specifica che riguarda l'integrazione che Teams ha con Forms. C'è cioè la possibilità di aggiungere, ed è il prossimo tab, di aggiungere un po' di ehm, un po' di. Eh, diciamo, tipologie di, di risposte differenti quando si fa il survey durante un meeting di Teams. Adesso, fondamentalmente, oltre alle eh, le multiple choice, che è stato il primo, oltre alla possibilità di, di mettere dei quiz, che è stato aggiornato nel, nell'ultimo webinar che abbiamo fatto, e il Work Cloud, che in realtà c'era già una condivisione di parole, con eh, poi le parole che si, si ingrandiscono in base a. Um, a, a, alle volte che vengono citate dai partecipanti del meeting, adesso abbiamo anche il rating. Il rating di fatto ci permette di definire delle domande che hanno il rating con la stellina oppure con, con, con il livello. Questo, secondo me, è molto carino. È una funzionalità di integrazione tra Forms e Teams che mi piace molto. In più, su Teams sta arrivando: attenzione, tenetevi forte, il fatto di eh, fare un un Messaggio, eh, io lo scrivo adesso e poi lo invio a un, un tempo schedulato, quindi un po' come eh, c'è in Outlook online: no? l'invio di una mail schedulata. Io la scrivo il venerdì sera e mi parte lunedì mattina. La stessa cosa posso fare: potrò fare ancora non si sa, non si sa quando perché all'interno della, della roadmap eh, potrò fare anche su Teams. molto Molto utile. Infine, vi volevo segnalare un, um, un, una nuova eh, team app che è molto, molto bella, un bel caso d'uso, eh, che contiene anche diciamo, il, il, il codice, vedete qua c'è il GitHub repository che potete personalizzare, eccetera, eh, che ehm, mette in piedi un caso d'uso molto, molto frequente, no? quello di sentirsi su Teams magari solo per firmare. Un, 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 agreement, un, un, un agreement. ok e, Vabbè, nel senso è da customizzare, serve allo sviluppatore, eccetera, eccetera, però è una di queste app mh, di, di, di Teams che si possono aggiungere che vanno a estendere l'esperienza di un meeting. Ok? Molto, molto utile. Benissimo, andiamo avanti, lasciamo Teams e vediamo invece le novità che stanno arrivando. Su, ehm, su SharePoint online ok SharePoint online di fatto non ha quest'anno il, il post cioè quest'anno cosa dico? non ha questo mese il post specifico per, per le novità perché? perché di fatto sta arrivando Ignite siccome ne diranno un po' lì e quindi per ora non ci hanno detto nulla però ci parlano eh, cioè arrivano nuove cose all'interno della Roadmap, Microsoft 3 5 roadmap. Vi volevo segnalare il fatto che appunto arriveranno la arriverà la possibilità di avere fino a 10 home site all'interno del nostro tenant. Ne abbiamo parlato un po' prima quando parlavamo eh, di Viva Connections. Eh, sta arriva stanno arrivando un po' di improvement e nuove funzionalità per quanto riguarda la possibilità di indicizzare contenuti che stanno sul nostro file server. Quindi no, i famosi file che stavano nel Ehm, nelle cartelle di rete, no? tramite i connettori di Microsoft Graph, che è una funzionalità specifica della Microsoft Search, che è di fatto quel sistema di Urca. scusate, mi è suonato il telefono. Che di fatto è quel sistema di indicizzazione che noi e eh, anche di ricerca che noi possiamo usare da, tutti, da tutta la suite di Microsoft 365, da Teams, da Office.com, da SharePoint Online e così via, e, um, i connettori di Graph ci permettono di mettere nei risultati di una ricerca anche informazioni che arrivano da fonti esterne. E, um, leggetevi questo post perché è un po' tecnico, però il, um, il connettore per le file share, che è stato uno dei primi connettori eh, pubblicati da Microsoft, riceve diversi aggiornamenti. Primo fra tutti la possibilità di metterne più istanze, che è una cosa molto, molto, molto utile. E, mh, poi sempre su SharePoint Online è arrivato un nuovo, un nuovo template eh, sapete che SharePoint Online da un po' di tempo ha eh, questi template che ci permettono di aggiungere dei siti con eh, già un look and feel e anche contenuti già, già pronti e qui Microsoft che cosa ha fatto? ha mh, creato un bel template per l'adozione power, della Power Platform eh, in azienda è molto, molto carino molto carino eh, perché ti danno sia diciamo, i link de delle risorse, sia la parte di, di integrazione con Yammer per la community, sia un po' di informazioni per la strategia sulla gestione degli environment, sia sulle, sulle policy di, 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 di data loss. Hm? Data loss. E questo è ecco, un esempio, eh, diciamo è una, è una forma un po' furba da parte di Microsoft, no? Ti danno un template per poi adottare un'altra de delle sue tecnologie, però di fatto sono contenuti utili se vuoi, se vuoi utilizzare questo tipo di ehm, tool all'interno del tuo digital workplace. Eh, ci sono un po' di domande. Eh, Marco che ci dice buongiorno, queste nuove funzionalità saranno disponibili anche per Teams in ambiente VDI, che tu sappia. Allora, Teams VDI riceve le, le, gli aggiornamenti un po' dopo, quindi eh, diciamo il ciclo è un po' questo, che gli aggiornamenti vengono eh, citati, poi inizia il rollout, il rollout va prima su Teams desktop, poi... Pian pianino le cose arrivano anche su Teams Mobile e poi arriva VDI, quindi questo è un, po', è un po' il giro. Mentre invece Marco chiede: dove li trovo questi post per poterli leggere? Allora, i post sono su, su learn.microsoft.com. Eh, in realtà, io vi consiglio di seguire sia i blog dei team di prodotto: quindi il blog di Viva, il blog di SharePoint, eh, il blog della Power Platform, dove poi vengono citati questi, eh, questi post. Mm. Bene, bene. Andiamo avanti vediamo appunto questo famoso aggiornamento di Bookings. e Ci tenevo molto a, a citarlo perché Bookings noi lo usiamo. Eh, ha un caso d'uso eh, ben specifico e, e soprattutto per la... cioè, ben specifico. Ha 100 casi d'uso. Eh, noi, ehm, noi lo usiamo per eh, delle cose specifiche all'interno della intranet quando si fanno... Registrazioni magari per la, pre, per la medicina preventiva, sai, eh, le persone devono fare non so, il vaccino antiimbenzale in, in aziende grandi e eh, l'azienda gli dà questo servizio. Però eh, offre quindi la, la possibilità di prenotare lo slot in cui farsi il vaccino e le persone lo prenotano in base agli orari che preferiscono. Ecco per questo: Bookings è fantastico, è già tutto pronto. Ti arriva la mail, tu vai, ti presenti. Con diciamo, i documenti che ti vengono richiesti e ti fa la vaccinazione, molto, molto carino. Ecco, su Bookings arriva la possibilità, finalmente, eh, di un supporto multilingue, mm. eh, cosa che prima non c'era eh, e, e che, mh, come dire. Limitava un po' il prodotto, soprattutto appunto in questi contesti multinazionali, no? In cui il, il servizio di medicina preventiva viene dato alle persone in Italia come alle persone in altri country. Finalmente arriva il supporto multilingua, eh, sia della pagina di... di ehm, sì, di fatto nella, della pagina di prenotazione e poi del, dell'invio delle mail vedete c'è proprio la possibilità di specificare eh, il, i, i linguaggi specifici su eh, i singoli servizi che si propongono poi all'interno della, della booking page molto 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 carino mm. andiamo avanti e vediamo ehm, Ecco, una cosa specifica eh, che, che vi volevo citare di, di Outlook. Di fatto sapete che le firme sono un bel tallone d'Achille per Microsoft 365. Non c'è la possibilità tramite gli strumenti di default, di, almeno finora non c'è stata, tramite gli strumenti di default per avere la, sincroniz la sincronizzazione della firma che io metto sul mio Outlook client, averla anche su... Outlook mobile o Outlook web, eh, non c'è la possibilità di avere una gestione robusta, centralizzata de, delle firme di tutti i colleghi e così via. Finalmente nella roadmap eh, per, eh, dicevo, ottobre 2022, speriamo che, che effettivamente sia così, arriva la possibilità quantomeno di eh, sincronizzare la firma tra Outlook client e, e Outlook web, che secondo me è già un bel passo avanti, perché io la faccio da una parte e me la ritrovo poi. In tutti, in tutti i device. Mm. Benissimo, io ho finito e eh, vi volevo far vedere quali sono i prossimi appuntamenti, sia dei nostri canali, ma soprattutto anche quelli di Microsoft, perché, eh, come vi dicevo, dal 12 al 14 ottobre, quindi veramente dietro l'angolo, tra una settimana praticamente, ci sarà Ignite. E Ignite che è evento ibrido, sia in presenza che, che online, e in questo post è Mark Cashman, che comunque è una delle persone che lavora anche intorno a SharePoint e a Viva, e ci identifica con dei link specifici quali sono le, le, le sessioni più importanti da, da seguire durante Ignite. Dateci un'occhiata perché eh, vengono identificate tutte quelle, ovviamente, relative a Viva, tutte quelle relative a, a SharePoint: c'è cioè SharePoint Syntax, eh, c'è la parte di AI, eh, la, ci sono le novità che arriveranno su Teams e, e, e così via. Qui ci sono tutti i link in un punto unico. molto Molto utile. Bene, ritorniamo quindi ai nostri prossimi appuntamenti. Questi sono eh, i prossimi webinar che organizziamo all'interno dei eh, miei canali. Eh, il prossimo mercoledì 9 novembre facciamo un altro meeting come questo, vediamo le novità, però in questo caso vediamo tutte le novità che sono state annunciate durante Ignite, un bel recap che eh, vi, vi prepariamo così che non dovete stare a sbattervi a cercare informazioni a destra e a manca. Saltiamo in questo mese il webinar che solitamente facciamo in mezzo al mese eh, di questo percorso di webinar legati alla intranet, eh, abbiamo parlato la, la volta scorsa di analytics, abbiamo parlato di intranet multilingua, abbiamo visto come si fa una intranet con SharePoint online e così via, e il prossimo meeting era quello legato alla parte di, di governance che però spostiamo poi a, a novembre. Mentre invece vi volevo segnalare che a dicembre facciamo un ultimo webinar, salutiamo prima delle vacanze di Natale e, par e parliamo di SharePoint Online, vediamo un po' quelli che sono i template che, che si possono sia usare eh, da quelli che ci sono di default eh, su SharePoint Online, sia alcuni template che abbiamo fatto noi nel tempo che vengono un po' da quella che è l'esperienza che abbiamo nella creazione del, di, di internet in azienda eh, come essere avvisati di, queste, di questi appuntamenti il canale è sempre lo stesso Accedete al sito intranet.ai slash risorse trattino utili slash rimani trattino aggiornato. è nella newsletter gratuita vi scrivete, vi arrivano mail solo quando ci sono i webinar e di solito sono due mail al mese, non è niente di, di, di stressante, ecco diciamo. Questi sono i nostri contatti, ci trovate online su eh, intranet.ai che è la nostra soluzione per creare la intranet. In azienda in poco tempo e con poco budget, Deforside.com che sponsorizza tutte le nostre skill per quanto riguarda i eh, servizi di sistema integrato su Microsoft 365, lavoriamo sulla Power Platform, su SharePoint, su Teams e così via, su Azure, eh, Office 365 Italia.com per l'adozione. La, ehm, di Microsoft 365 in azienda di fatto sono i nostri videocorsi che possono essere anche fruiti tramite Viva Learning e pepe.net.it è il mio blog personale vi ringrazio per essere stati con me anche, anche oggi, anche oggi eravamo in tantissimi mi fa molto piacere nei vari canali e ci vediamo allora alla prossima, prossimo mercoledì, prossimo mese ciao ciao a tutti blast bleh ble filt